Vorrei ringraziare soprattutto e fare un grande applauso ai nostri ragazzi, perché se non c'erano loro questo non esisteva. Io vorrei far parlare un po' tutti quanti, ma oggi vorrei fare veramente questa festa concentrata su questo centro che è unico sul territorio di Fiumicino, dove purtroppo le amministrazioni precedenti non siamo riusciti mai a fare un centro così importante. Purtroppo succede che il bisogno dei nostri ragazzi c'è, l'assistenza c'è, le strutture non ci sono, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, anche con l'aiuto delle due amministrazioni, perché se questa struttura c'è è anche grazie all'amministrazione, ex amministrazione di Canavieri, che ci ha dato il terreno in comodato gratuito, ex amministrazione di Montino, che ha dato il permesso di costruzione. Perciò il ringraziamento va alle amministrazioni. Poi, confido in questa amministrazione. In questa amministrazione, perché vedo un'amministrazione unita, un'amministrazione che ci sono delle persone, consiglieri, assessori che hanno un cuore, e anche il nostro sindaco Pino, perché mi sta qui vicino, è una persona che ha veramente un cuore. Quando io ho conosciuto lui abbiamo parlato subito dei problemi delle persone, dei ragazzi, delle fasce deboli. Mario ha preso subito la nostra situazione in mano, ha detto che comunque l'amministrazione starà molto attenta alle fasce più deboli, anche con il nostro assessore ai servizi sociali, e siamo anche d'accordo con tutti i nostri consiglieri, perché noi portiamo un'unica strada, un'unica soluzione per chi ha bisogno. Su questo noi siamo d'accordo e ne abbiamo sempre parlato. Abbiamo fatto questa grande cosa, adesso cercheremo di lavorarci. C'è da lavorare molto sui servizi sociali, ma anche su tutto il territorio. Il territorio è grande, i discorsi voi li sapete sempre, perché purtroppo si parla sempre delle stesse cose, dei stessi problemi, ma penso che noi ce la faremo. Siamo un'amministrazione che vogliamo costruire, non vogliamo distruggere, e noi vogliamo aprire case famiglie, centri diurni ed eccetera. Certamente non le chiudiamo, perché certi servizi non devono essere assolutamente sospesi per nessun motivo al mondo. Io voglio fare dei ringraziamenti, poi la parola al sindaco, all'assessore ai servizi sociali della Regione Lazio, l'assessore ai servizi sociali, e chi vuole parlare, il Presidente del Consiglio, non ci sono problemi. Vorrei far parlare a tutti, però purtroppo non si può, perché dovremmo stare 2 giorni qua a dire tutte le belle parole. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, la Ritalia Onlus è importante, l'ADR, la Misericordia di Fiumicino e tutte altre persone che anche con un piccolo contributo hanno detto: questa è per la casa di Enzo. La casa di Enzo, perché la casa di Enzo? La casa di Enzo è intitolata a un ragazzo che purtroppo oggi non c'è più con noi. Era un ragazzo il più grande della nostra associazione, purtroppo non c'è più. Qui c'è la mamma anche qui con noi, Anna, che è stata sempre vicino, e abbiamo realizzato questo sogno insieme. Ci abbiamo creduto, questa struttura aperta a tutta la comunità. Tutti i genitori e persone che hanno figli con la disabilità, noi siamo aperti a tutti, perché questa è la casa di tutti, è la casa dell'inclusione. Non è solo la casa per i ragazzi disabili, perché noi non vogliamo ghettizzare. Questa è una casa per tutti, aperta a tutti quanti. Ritorniamo ai ringraziamenti delle associazioni.